veramente emozionato. Proviamola subito. E se raggiungiamo i 150 like, proverò la crema al Twix. Buongiorno! E dopo una settimana siamo tornati con i video. Yeah! Sì ragazzi, lo so, devo fare più video o più live. Ma ragazzi, non lo so, in questo periodo per me è molto difficile fare video. Ma piano piano ragazzi, vi prometterò che porterò più video su questo canale. Perché oggi siamo qui? Mentre stavo in giro, sono andato dentro un supermercato e ho notato che vicino alla Nutella c'era tipo una crema al Bounty. Ci stava una crema al Twix e ho notato che c'era anche una crema al M&M's. Io mi sono chiesto, ma da quanto ci stanno queste cose? E ragazzi, avevo tanta voglia di provare queste creme, che alla fine sono come la Nutella, però al gusto del Bounty o del Twix, ed ero veramente curioso. E allora ho deciso di acquistare una crema e di provarla dentro un video. Ed è così che ho fatto. Cioè, nel senso, ancora non acquisto, infatti devo andare perché fra poco chiude. Quindi ragazzi, avete capito che in questo video proveremo una crema, credo quella al Bounty. Vi ricordo, pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina e se raggiungiamo i 150 like proverò la crema al Twix. Nulla ragazzi, ci vediamo fra poco e vado ad acquistare queste creme. Ah, eccoci qua. Allora, intanto ho fatto una fila assurda perché ci stava un bordello di gente e non facevano entrare a tutti, quindi ho fatto un casino di fila. Secondo ragazzi, non mi ricordavo più dove si trovavano. Cioè, nel senso, o sono stupido io che non mi ricordo dove si trovavano questi prodotti, oppure l'hanno cambiato di posto. Credo più la seconda, perché è impossibile, sono andato 3 giorni fa. Vabbè ragazzi, ma alla fine l'ho trovata. Eccolo qua ragazzi, la crema al Bounty. Come vi ho detto è tipo la Nutella, però al gusto Bounty. Fatemi sapere nei commenti se l'avete mai assaggiata. Sono veramente curioso perché appena l'ho vista ho detto no, questa deve essere mia. Polliciate, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E direi di aprirla. Vediamo un po'. Ok, ci sta sta cosa. Forse devo prendere un coltello. Aspettate. Ok, ho preso un coltello e un cucchiaio per assaggiare e apriamo sta cosa. Sono veramente curioso. E voilà. Allora, vediamo se... Ah, madonna ragazzi, il profumo è quello. Minchia ragazzi, è tale e quale, madonna. È una fame assurda. Ok ragazzi, sono veramente emozionato. Proviamola subito. Ok, ne prendo un poco, guardate qua. E assaggiamo com'è, diciamo, questa crema. Minchia ragazzi, è buonissima, madonna. Ragazzi, mi piace un bordello. Allora, appena l'ho messo in bocca ho sentito subito. Sapete no, quando acquistate l'uovo Kinder a Pasqua? Ragazzi, non so perché il gusto è quello. Non è molto simile al Bounty, il classico. Però ragazzi, ci sta. Ma ora ragazzi, lo assaggiamo con il pan carré. Prendiamo il pan carré. Ecco qua ragazzi, prendiamo giusto una fetta per spalmarla sopra. Ok, presa la fetta, ora spalmiamo bene questa crema. Mamma mia, sono veramente curioso di vedere com'è sul pan carré. Ok ragazzi, ho spalmato la crema, ora facciamo tipo così. Ecco qua. E assaggiamo com'è. 3, 2, 1. Ma no ragazzi, è buonissima. No vabbè, assurdo. Dovete assolutamente provarlo perché è veramente buonissima. Forse vi devo dire, ovviamente non è buono quanto la Nutella, però ci siamo lì ragazzi. Il gusto, diciamo che è quello. Io appena l'ho assaggiato mi è venuto subito in mente gli uovi Kinder a Pasqua. Quello è stato il mio primo pensiero, però dai, si avvicina un poco. Comunque ci sta ragazzi, il barattolo non è grandissimo, però dai, ci sta.
Fatemi sapere nei commenti se l'avete mai assaggiato o al Bounty, al Twix o all'M&M's. Fatemi sapere. Ricordo 150 like e assaggeremo quello al Twix. Poi ragazzi faremo tipo un confronto, la crema al Bounty contro la crema al Twix oppure all'M&M's. Tutto dipende da voi. Fatemi sapere nei commenti se volete un altro video del genere. E noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.